fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation. Settimo giorno di ritiro per il Bari in Val Camonica e sesto giorno di lavoro sul campo. In mattinata schemi difensivi e qualche scatto qua e là, ma il piatto forte è stato servito quasi all'ora di cena, con la seconda gara amichevole prevista dal programma stilato dallo staff tecnico biancorosso. Di fronte il Bari di Mister Torrente, una rappresentativa locale. Galletti in campo con la manna in porta, difesa affidata al quartetto Cepitelli, Borghese, Dos Santos e Masi. Il primo centrocampista, quello davanti alla difesa, è Donati. I centrocampisti sono Scavone e Bellomo, mentre il terzetto che svaria in avanti è composto da Caputo, Marotta e Forestieri. E allora, prima di tutto, spazio ai gol e alle azioni salienti della partita. Nella seconda gara amichevole l'avversario di turno del Bari non è il tenero Bienno, la rappresentativa della Val Camonica schiera un mix di elementi di serie D ed eccellenza che cercano in tutti i modi di infastidire biancorossi, che devono faticare un po' sotto una pioggia battente per trovare le misure. Ci vuole un quarto d'ora prima di far male ai valligiani. Il Bari trova spazio a sinistra con il solito guizzante Forestieri che viene steso in aria, nessun dubbio per il direttore di gara, dal dischetto ci va il numero 9, Alessandro Marotta. La pioggia è insistente, l'erba è fradicia, ma il terreno tiene, così come regge e non affonda la Val Camonica. Il Bari non segna e trova solo spunti, come al 33esimo con un diagonale di Forestieri. Un minuto dopo Donati sfiora di testa, ma non va. Al 37esimo un'altra bella azione del Bari, che vede protagonisti Caputo e Bellomo, autore di un bel taglio in area avversaria. Nel secondo tempo entrano in campo i veterani e, contrariamente alla prima uscita, fanno sentire il loro peso. Il gol del 2-0 arriva all'ottavo, fallo laterale di Cepitelli, suggerimento di Grandolfo e poi Abdelkader Gezal. Parabola a giro. Il 3-0 del Bari è in comproprietà. Rivas, Useklep, portiere avversario e poi ancora Gezal. Ma la gloria oggi arriva anche per i difensori. Ancora Rivas ad avviare l'azione. Ci prova Grandolfo, ma il gigante biancorosso a mettere in porta da terra Martino Borghese. Ed è 4-0. Ma non basta, l'algerino del Bari è scatenato, rimessa del portiere, ma Useklep è attento e si avventa sulla palla, la mette in mezzo e lì c'è sempre, indovinate chi, Gezal, ed è 5-0 per il Bari. Il conto, che riporta un 6-0 secco, si chiude con uno scambio. Rivas, Grandolfo al limite dell'area. Grandolfo prova la conclusione, ma viene fermato. La palla finisce ad Useklep, palla ancora in mezzo e Rivas chiude il set e finisce 6-0. Fin qui la cronaca di questa partita, fin qui questa seconda gara amichevole nel ritiro biancorosso di Borno. Salvatore Guastella, adesso proviamo a commentare. Che partita è stata? È stata una partita con qualche difficoltà in più, merito dell'avversario, di caratura superiore e soprattutto di 3 giorni di lavoro intenso sulle gambe dei ragazzi di Torrente. In più c'era un terreno di gioco allentato per la forte pioggia, quindi qualche trama di gioco che speravamo di vedere abbiamo avuto difficoltà, perché i ragazzi erano un po' impallati. C'è stato qualche miglioramento, a dispetto della partita col Bienno, nella ripresa i cosiddetti senatori hanno cambiato il volto alla partita, Gezal su tutti, e invece i ragazzi del primo tempo evidentemente hanno accusato qualche difficoltà in più. L'impressione che si è avuta nel dopo partita, poi naturalmente seguiremo anche le interviste che abbiamo realizzato con Mister Torrente, è sembrato il tecnico non molto soddisfatto, ha detto c'è tanto da lavorare ancora. Sì, perché sperava in un miglioramento nei primi 11 e invece soprattutto lì davanti il reparto d'attacco non ha creato quei movimenti e quegli spazi per rendere più fluida la manovra, e quindi c'è stata difficoltà nel far circolare la palla, e giustamente lui ha sottolineato che abbiamo fatto un passo indietro. Gli elementi che ti sono piaciuti di più oggi? Forestieri, come al solito, su un terreno, perché su un terreno del genere pensavo che dovesse andare un po' in difficoltà, e poi Borghese, che continua a
crescere evidentemente a proprio agio con gli schemi del Milan. I veterani? Molto meglio della prima uscita, evidentemente. Tra questi? Tra questi Ghezzà l'ho detto, ma non mi è dispiaciuto Gazzi e anche Rivas si è dato un po' da fare. Mister, secondo test di questa stagione, di questo ritiro precampionato, diverso dal primo sicuramente. Sì, più impegnativo, abbiamo incontrato una squadra di D che aveva ritmi alti, noi eravamo stanchi, abbiamo fatto un buon test, meno brillanti nel primo tempo, più brillanti nel secondo tempo. Le sarebbe piaciuto forse che scorresse più la palla, peccato per questo tempo che ha reso un po' il terreno un po'... Sì, un po' il terreno, ma anche un po' diciamo di responsabilità da parte nostra, soprattutto nei movimenti senza palla delle tre punte. Ecco. Nel primo test avevano fatto molto bene, oggi un passo indietro. Questa volta i veterani del secondo tempo ci hanno messo un po' più voglia, ci hanno... Insomma, sì, c'è stata una migliore reazione. Nel secondo tempo meglio. Anche davanti hanno fatto delle buone cose, infatti sono arrivati i gol. Cose negative nel primo tempo, cose positive nel secondo tempo, però siamo appena una settimana dalla preparazione, ci sono grandi carichi di lavoro ed è normale, ma c'è da lavorare anche tanto. Facendo le debite compensazioni per i tipi diversi di lavoro che state facendo, ha notato una crescita? Sì, ma non una grandissima crescita. Sì, non è che quella che voglio, sull'intensità, sulla qualità del fraseggio, siamo ancora molto indietro. La cosa positiva rispetto alla prima partita, dietro abbiamo rischiato soltanto una volta con un fuorigioco a palla libera, poi il resto bene, avevamo fatto peggio la partita precedente. Con un Ghezzà così, quasi quasi, un pensierino per... bisognerebbè chiederlo a Ghezzà, da parte sua c'è la volontà di andare via, il valore del giocatore non si discute. Prossimo lavoro cambierà qualcosa oppure pensa di procedere? Sì, penso di sì. Adesso in queste due partite ho utilizzato gli stessi 11, però penso di qualche variazione sicuramente la prossima partita farò. Salvatore Masiello, pensavamo lo utilizzasse un po', però ho preferito non rischiare. Preferito non rischiare per il campo e per l'intensità che c'era da parte degli avversari, quindi ho preferito non rischiare un infortunio. Borghese, è stato un po' più difficile oggi rispetto a quella data? Sì, rappresentativa di Serie D, già più difficile, a parte che anche noi in questi giorni abbiamo caricato tanto, quindi anche fisicamente è stata difficile, però secondo me ottima prova. Abbiamo fatto vedere di nuovo che siamo tutti uniti, corriamo tutti umili e così, avanti e pedalare. Il terreno di gioco un po' più pesante vi ha infastidito? Un pochino rispetto sì. A quello che volevate provare? Sì, perché il mister vuole molto palla a terra, molti schemi, giocare sempre, non vuole lanci lunghi, quindi oggi il terreno un po' ci ha dato fastidio, però abbiamo sempre provato quello che voleva lui e poi anche fisicamente siamo stati un po' penalizzati, però alla fine grande prova secondo me. Senti, la coppia con Dos Santos si collauda? Sì, Clayton viene già da diversi campionati di Serie B, tutto da imparare da lui, è una grande persona, un grande calciatore, quindi alla grande. Ti abbiamo aspettato su ogni calcio d'angolo e tu ci segni da terra, che fai? Lo so, ho provato, ma adesso è un po' difficile staccare perché con le gambe sono un po' pesanti, però ce l'ho fatta lo stesso, ogni volta che entra per me è una gioia. Senti, una sensazione tua fino a questo momento per il lavoro fatto finora, per le due amichevoli, una sensazione complessiva? Sensazione, tanti ragazzi, tanti giovani che hanno fame di arrivare, secondo me
oggi il calcio deve essere formato da certa gente così, gente che ha fame di arrivare, che dà il massimo per la maglia che indossa. E quindi grazie anche al mister che ogni giorno non ci fa un attimo montare la testa per niente, sempre sul pezzo, lavorare, e quindi questo è importante secondo me. Quattro anni vissuti bene, dove la città e i tifosi mi hanno lasciato veramente un ricordo importante. È venuto il momento di liberare il posto a qualcun altro. Per parecchi sono stato apprezzato sul campo per quello che ho fatto, tanti altri forse no, però alla fine io penso di aver lasciato un bel ricordo, aver lasciato comunque, aver dato tutto, nel bene e nel male, e sempre cercato di guardare positivo, mai negativo. Però niente, ringrazio tutti, perché comunque c'è sempre stato affetto nei miei confronti, c'è sempre stata serietà, rispetto, quindi io penso di averlo ripagato sul campo. È l'ultimo e l'unico messaggio che mando, ringraziando tutti. Poi è normale che ora sono anche un po' emozionato, quindi faccio fatica. In bocca al lupo. Grazie.